Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Motors to You, come sempre lunedì sera alle 19:05 su Sport, OA Plus, Sport to You, canale YouTube. Ci trovate dovunque, non potete assolutamente sbagliarvi. Siamo reduci da un importantissimo, direi, weekend di MotoGP, anzi, Moto Mondiale, per essere più precisi, al Mugello. Si è corso il Gran Premio di casa nostra, il Gran Premio d'Italia, e gli spunti decisamente non sono mancati, per cui direi di entrare subito nel vivo degli argomenti. Inizio col salutare il mio singolo compagno di viaggio di oggi, visto che c'è solo Gian Domenico Tiseo, neanche da una buca. Quindi, ciao Gian Domenico, grazie di essere qui con noi. Sì, niente buche oggi, location normale. Direi che le buche erano sul campo dove si è giocata la finale dei mondiali Under 20 di calcio, uno spettacolo di terreno di gioco, mi verrebbe da Eh dire. sì, eh sì. Eh già, vabbè. Niente. Come ogni puntata che si rispetti, non può mancare un ospite di riguardo. È tornato a trovarci, mi fa particolarmente piacere perché l'altra volta purtroppo sono stato assente per colpa di un febbrone da cavallo. È qui con noi, è tornato Matteo Nunes, giornalista di motorsport.com. Ciao Matteo, grazie di essere di nuovo qui con noi. Ciao ragazzi e grazie a voi per l'invito. Grazie a te, ci mancherebbe, grazie a te. E visto che siamo reduci dal Gran Premio d'Italia, quindi andremo ad analizzare un po' tutto quello che si è visto e non visto, e quindi abbiamo scelto un ospite assolutamente di riguardo per parlare del Mugello. Io, prima di parlare di quello che si è visto in pista, Matteo, volevo partire da un aspetto che sta veramente diventando prominente nella MotoGP di questa stagione, cioè sostanzialmente più che una corsa, sta diventando una corsa di eliminazione, perché ormai gli infortuni sono, non dico numerosi, sono veramente eccessivi. Bagnaia in stampelle, Luca Marini che corre nonostante il dolore alle mani, Mir si fa fuori purtroppo a inizio weekend, Rins si rompe una gamba, sommando tutti gli altri infortuni che ci sono già stati, veramente si fa fatica a trovare qualche pilota che in queste prime sei uscite sia uscito illeso, diciamo, scusate il gioco di parole. Non so, stiamo andando un po' oltre da questo punto di vista, a tuo parere. Tu che spiegazione ti dai? Perché, ok, sono state aggiunte le sprint race, che sono andate ad aggiungere competitività, pressione, tutto quello che vuoi. Però veramente siamo oltre il livello di guardia, mi verrebbe da dire. Le moto probabilmente iniziano ad essere arrivate un po' al limite. Durante la conferenza stampa di domenica è venuto fuori il tema, no, di sabato, scusate, è venuto fuori il tema che in 20 anni le prestazioni sono migliorate di oltre 7 secondi al Mugello. Cioè, è veramente un abisso per un mezzo a due ruote, secondo me. L'effetto si inizia a vedere, oltretutto credo che sia tutto amplificato dal fatto che le moto prestazionalmente sono tutte così ravvicinate tra di loro, per cui spesso ci sono gare di gruppo, c'è il rischio di arrivare a contatto e parliamo di moto che iniziano a risentire di quello che era il problema delle Formula 1 fino a qualche anno fa. Quando stai troppo vicino alla moto che ti precede, non hai carico aerodinamico, scaldi la gomma davanti, surriscaldi i freni e quindi poi diventa difficile fermarla e c'è il rischio di cadere. Quindi tutto un insieme di fattori che secondo me sta aumentando i pericoli e giustamente hai detto sta diventando un po' un mondiale eliminazione perché io penso che fossero tanti anni che non vedevamo così tanti infortuni come già ce ne sono stati in queste prime 6 gare. Sì, infatti ieri per gioco mi sono messo a fare nome per nome chi è uscito illeso da queste prime 6 gare. Si fa veramente fatica a riempire le dita di una mano, quindi questo fa veramente specie, mi verrebbe da dire. Adesso ti faccio la domanda da 1 milione di dollari, poi cedo la parola a Gian Domenico. Tu cosa faresti per far fronte a questo problema? Perché tale è, non so, ridurresti il numero delle sprint race? Ridurresti il numero delle prove libere, non lo so, toglieresti un po' di prestazioni alle moto, o credi che, non so, è solo questione di caso e magari adesso da qui a fine stagione tutti avranno preso un po' più, come si può dire, confidenza con il nuovo format? Ma allora, probabilmente il nuovo format incide. Una proposta che hanno fatto i piloti in questo senso per cercare di avere almeno un turno, tra virgolette, rilassato,
è stata quella di fare in modo che la FP1 non conti almeno per il passaggio in Q2, in maniera che ci sia un turno in cui si può lavorare sulla messa a punto della moto per 45 minuti senza obbligo di dover fare un time attack, così intanto già per un turno riduci i rischi. Ma secondo i piloti il secondo fattore è che arrivi quando è il momento di fare sul serio con moto che teoricamente hanno una messa a punto migliore rispetto a quella che riesci a trovare in questo momento. E poi probabilmente io credo che non sarebbe neanche un male ridurre le prestazioni, perché sabato Binder ha fatto 366.1 durante la sprint e credo che se le moto raggiungessero i 330 e basta, gli spettatori non si accorgerebbero neanche della differenza. Sì, credo anch'io, anche perché letteralmente è una cifra spaventosa che va a sfiorare i record della Formula 1, che però lì di gomme ne hanno 4 e di stabilità molta, molta di più. Prego Gian Domenico, lancia pure il prossimo argomento. Allora, parliamo un po' di gara, di prestazioni, visto che Bagnaia ha vinto, anzi ha stravinto, perché è riuscito comunque a mettere insieme pole position, vittoria nella sprint race, vittoria nella gara domenicale. Era un po', diciamo, il weekend di cui aveva bisogno Matteo rispetto a quello che poi era accaduto alle mani, ricordando l'epilogo con l'incidente con Maverick Vinales e tra l'altro anche le conseguenze di quell'incidente alla caviglia del piede destro, che comunque non gli ha creato grosse criticità nel corso del fine settimana al Mugello. Come la vedi tu? Io credo che ne avesse bisogno, ma ha reagito con carattere, perché comunque è stato davanti tutta la giornata venerdì anche. Credo che abbia fatto veramente un gran lavoro e la reazione di carattere secondo me si è vista soprattutto sabato nelle qualifiche, quando di fatto si è messo nei guai da solo, perché Marquez non è che lo stesse aspettando e si è fermato lui dandogli la possibilità di prendersi il gancio, e innervosendosi nonostante tutto il giro dopo ha fatto veramente una roba da capolavoro, facendo il record della pista con un T4 e una bucine veramente da leccarsi i baffi. Secondo me, se non sei forte mentalmente, non riesci nello spazio di un minuto e mezzo ad avere una reazione di quel tipo lì. Quindi vuol dire che comunque la pausa di 3 settimane probabilmente gli è servita anche molto a metabolizzare quello che era successo alle Mann e a provare a guardare avanti. Eh sì, a quanto pare i risultati si sono visti. Hai citato un aspetto che volevo trattare in seguito, ma a questo punto lo anticipiamo. La questione tra Pecco e Marquez di sabato durante le qualifiche, in una MotoGP che è sempre più a rischio penalizzazioni. Poi ieri abbiamo visto addirittura penalizzato un pilota che è uscito facendo il long lap penalty, è andato fuori nella ghiaia, è stato penalizzato, oltre al fatto di essersi penalizzato da solo per l'errore, vabbè. Oltre quindi tutti questi infortuni che stiamo vedendo una classe regina che sempre più sta vedendo, non so, penalizzazioni, sorpassi che fino a qualche anno fa erano considerati normali penalizzati, cedere una posizione. Anche da questo punto di vista ti sembra che stiamo andando un po' oltre, o dici forse meglio così, perché visti i rischi che si corrono, meglio calmierare? Ma poi dipende il calmierare, perché il contatto per esempio tra Miller e Marquez nella sprint, nelle gare precedenti l'abbiamo visto sempre punito, in questo caso invece la direzione gara ha chiuso un occhio. Però poi anche, secondo me, ti dico, era la prima gara che riuscivo ad andare a vedere dal vivo quest'anno, le altre le avevo fatte tutte da remoto. Vedendoli lì tutti, ti rendi conto secondo me che non è neanche facile per la direzione gara, perché ho sentito almeno 5-6 pareri discordanti su quell'incidente, se fosse da punire o no. Marquez stesso dice, secondo me, l'incidente non era da punire. Quindi, per la direzione gara è complicato, ed è un po' quello che era emerso quando a Le Mans c'è stato l'incontro tra Freddie Spencer e i piloti durante la Safety Commission. Quello che era un po' era emerso sentendo i piloti era che non c'era una visione univoca da parte dei piloti su
quali fossero i criteri da seguire. E quindi se non riesci a mettere d'accordo loro, probabilmente è difficile anche per loro, poi per la direzione gara, a riuscire ad avere una linea coerente da seguire. Però sì, poi vedi cose che fai fatica a spiegarti, perché io ribadisco, per me quella di Miller era una cosa almeno da restituire la posizione, e in termini di regolamento, quello che hai citato di Alonso Lopez. Esatto, sì. Se tu leggi il regolamento alla lettera, è corretto che lui abbia dovuto, certo, rifare il long lap penalty, però secondo me ci vuole anche un minimo di buon senso. Cioè, era terzo e finito quattordicesimo, normalmente sarebbe rientrato in pista quinto, sesto, non quattordicesimo. Cioè, boh, sì, non c'è coerenza. Sì, anche perché il regolamento cita che il long lap penalty va effettuato nella giusta maniera, ma cioè, lui non è che lì avesse tagliato, è andato fuori in pista perdendo ulteriore tempo, quindi ok che non l'ha fatto in maniera perfetta, però vabbè, a volte quando si sta troppo aderenti ai regolamenti, la maggior parte delle volte si sbaglia. Non mi sbaglio invece a passare la linea a Gian Domenico Tisei. Ovviamente no, a parte tutto, io riprendo un po' i temi agonistici puri, no? Nel senso, abbiamo detto di Pecco che ha messo insieme i weekend che era meglio per lui per dimenticare Le Mans. Io ti faccio un po' una domanda in prospettiva, Matteo, nel senso che la sensazione, almeno per quelli che sono gli equilibri in pista, è che Bagnaia abbia una condizione di superiorità tecnica, ma anche sua quando è perfettamente centrato, tale che non dico il mondiale possa perderlo solo lui, però se andiamo a vedere diciamo le questioni tecniche, è difficile trovare un antagonista con costanza, almeno per quello che abbiamo visto nei primi sei appuntamenti, e quindi è forse più lui il maggior ostacolo da superare piuttosto che i suoi rivali. Sono d'accordo con te, perché comunque al netto degli errori che ha fatto, che probabilmente in sei gare sono già stati anche troppi, ha vinto il 50% delle gare disputate, perché ha vinto 3 gare lunghe e 3 gare sprint. La sensazione è che se lui sta in piedi vince o almeno sale sul podio, e quando hai uno che è in quelle condizioni lì, diciamo che è molto complicato batterlo, perché se la volta che lo batti lui arriva secondo o terzo, ti può giusto aiutare lui, come hai detto giustamente, se cade fa degli zero, ma da un certo punto di vista io continuo a dirlo, ringraziamolo che ha fatto quegli zero, perché sennò saremmo di fronte a un Verstappen 2 anche in MotoGP, che venivamo via dal Mugello che aveva già vinto il mondiale. Eh sì, perché così, provando a dare i punti che avrebbe potuto conquistare in quelle tre cadute, il margine da 21 probabilmente sarebbe schizzato più verso i 70-80 punti e sarebbe stato veramente un Verstappen bis, non ce ne voglia l'olandese, ma più o meno la situazione sarebbe stata quella. Anche perché oggettivamente fino a questo momento il rivale più credibile di Pecco Bagnaia è Marco Bezzecchi, che dopo aver disputato un'ottima sprint race sabato, chiudendo veramente in scia al campione del mondo, ieri nelle mie pagelle ho scritto chi l'ha visto, perché davvero un passo indietro del tutto inaspettato per il romagnolo. Tu che spiegazione ti sei data? Perché davvero io me lo immaginavo lì pronto a battagliare quantomeno per il podio, invece sin dal primo giro si è capito che non ne aveva proprio. Tutti ce lo immaginavamo lì a battagliare per il podio. A quanto pare c'è stato qualcosa che non ha funzionato sulla sua moto. Lui dopo la gara ha detto che alla seconda curva aveva già capito che sarebbe stata una domenica difficile, perché c'era qualcosa che non andava sull'anteriore e non riusciva proprio a chiudere le curve. Diceva che quando si avvicinava alle moto davanti immediatamente perdeva feeling e non riusciva a provare a fare un sorpasso, ad attaccare e neanche a stare vicino all'aprile dell'Alex Spargarò. L'ho visto per la prima volta in un anno e mezzo in MotoGP visibilmente deluso, perché secondo me ci credeva tanto di poter provare a dare fastidio a Pecco, però insomma probabilmente lo stiamo anche tutti noi caricando di un po' troppa responsabilità in questo momento, perché alla fine è un ragazzo al secondo anno in classe regina
non ha neanche una moto factory uguale a quella del team ufficiale, e secondo me ha già fatto molto di più di quando, di quanto ci si potesse aspettare. Poi è chiaro che, come si dice sempre, quando sei in ballo bisogna ballare, però insomma non mi sento di mettergli la croce addosso per una gara storica. No, no, anche perché numeri alla mano, 110 punti conquistati, due vittorie, altri tre podi, cioè stiamo veramente vedendo una stagione straordinaria per il riminese, e alzi la mano chi se lo poteva immaginare, non dico a questi livelli, ma così con costanza, quindi ci mancherebbe, a un credito direi infinito per tutta la stagione. Volevo rimanere un attimo sulle posizioni da podio per sottolineare la crescita che sta mettendo in mostra un pilota che ha il nome di Jorge Martin, un pilota che fino all'anno scorso, non so, aveva dei grandi picchi soprattutto in qualifica, poi la domenica non dico che toppasse praticamente sempre, ma quasi. Quest'anno invece la parola costanza nel suo dizionario è stata ben sottolineata, perché ha vinto anche la Sprint Race Le Mans, vado a memoria, poi tanti podi, errori pochissimi. Adesso è in piena lista per il titolo, perché ha 24 punti da Bagnaia. Non so se riuscirà a lottare fino a fine stagione, glielo auguro, ci mancherebbe, però non possiamo non sottolineare la crescita che ha avuto, e soprattutto mi viene da pensare che il fatto che sia stato scelto Bastianini al suo posto per il Team Factory gli abbia dato ancora più spinta per dire: cavoli, adesso vi faccio poi vedere io chi sono. Allora, secondo me in questo momento, se ci dovesse mai essere un title contender per Bagnaia, è lui. Però su di lui invece voglio fare il cattivello. Oh, bene, bene, bene. No al buonismo. Perché secondo me lui l'anno scorso ha dimostrato di sentire tantissimo la pressione. Nel senso, era il pilota atteso che tutti volevano pronto al salto nel team ufficiale, e come Bastianini ha cominciato a mettere in bilico questa cosa, è andato pesantemente in crisi. Quest'anno obiettivamente Martin corre senza niente da perdere, perché se vuole restare in Pramac se lo tengono proprio, che se lo tengono stretto. Se no, c'ha la Yamaha che è pronta a offrirgli castelli d'oro. Non ci andrei mai in questo momento, ecco, fosse in lui. Però, quindi, comunque, il suo futuro se lo decide lui a prescindere. Diciamo che si è tolto la pressione di dosso, e togliendosi quella pressione di dosso abbiamo ritrovato l'Jorge Martin che ci aspettavamo tutti l'anno scorso. Quindi, se è vero un po' se questo mio ragionamento è un po' vero, ho paura che alla lunga poi la pressione tornerà, se sarà effettivamente in lotta per il titolo, e magari non lo aiuterà. Gli auguro di no, perché magari ci regala un finale di campionato interessante. Però io la vedo un po' così su di lui. Beh, no, ci può stare, ci può stare. Prego, Gian Domenico, vai pure tu. Sì, Matteo, tu hai citato un pilota, ovvero Enea Bastianini, che è tornato ufficialmente al Mugello dopo tanti problemi alla spalla, problemi che purtroppo, anche per quello che sappiamo, non è che sono completamente superati, nel senso che guidare una MotoGP non è come fare le cose di tutti i giorni, no? Quindi chiaramente se stai fuori così tanto tempo la paghi. Secondo te il vero Bastianini lo ritroveremo un po' dopo la pausa estiva, cioè dopo che riuscirà un po' a mettere, come si dice nel calcio, minuti nelle gambe, in questo caso minuti nel corpo, perché la MotoGP va a colpire un po' tutte le parti del corpo, oppure, insomma, come la vedi? Credo di sì, lo ha detto anche lui dopo la gara, perché il problema grosso in questo momento non è tanto la scapola che finalmente è guarita, perché ha detto che dolore non ne ha sentito, infatti ha usato giusto un antidolorifico molto blando per la gara di domenica, ma fino a quel momento non ne ha fatto neanche uso. Il problema è proprio che la scapola è un infortunio che di fatto gli ha impedito di allenare la parte alta del corpo per circa 2 mesi, e quindi era proprio in debito di forze. Quindi si tratta proprio di fare un lavoro di riabilitazione muscolare in questo momento, di ritrovare la forza. In più lui ci ha tenuto a sottolineare che
che è uno che ha uno stile di guida molto fisico, che si basa molto sulla prestanza fisica, dice infatti che non riusciva a guidare come avrebbe voluto la sua Desmo 16, anche vedendo le foto, diceva, una cosa che ho trovato curiosa, che diceva, vedendo le foto da fuori, vedeva che la sua posizione in moto non era quella giusta per guidare come avrebbe voluto. Quindi, però anche lui sì, ha dato come termine che dice, queste due gare di Sachsenring e Assen serviranno un po' da rodaggio per fare una seconda parte di stagione finalmente da Enea Bastianini. Passo, perdonami, mi è venuto in mente. No, non ti perdono, però vai. Una lampadina nel cervello, come si vuol dire. Più che altro, io ho quest'idea, no? Nel senso che siamo partiti quest'anno con il fatto che il team ufficiale Ducati avesse due piloti che ambissero al titolo, ovvero Bagnaia, campione del mondo in carica, e Bastianini che, dopo aver fatto una bellissima esperienza con Gresini, puntava al titolo. Il fatto che Enea, anche se non volutamente, sia finito fuori gioco, ha un po' facilitato, tra virgolette, l'operazione interna al team nella gestione, perché io già mi immagino un Davide Tardozzi con le pulsazioni a 200 per cercare, insomma, di mettere un po', come dire, d'accordo, due gare. Ma che c'ha le stampelle pure lui, poverino. Esatto, due gare nello stesso pollaio. Nei fatti, però, l'infortunio di Enea gli ha un po', come ti, tra virgolette, tolto le castagne dal fuoco, oppure sono un po' troppo cattivo? No, probabilmente sì, anche perché è tutto l'inverno che tutti noi parliamo un po' di quella che poteva essere probabilmente con meno tensione una sorta di situazione di nuovo un po' Rossi Lorenzo nello stesso box con Bastianini e Bagnaia, anche perché i due sì, si conoscono da quando sono bambini, ma non sono proprio i migliori amici, cioè c'è rispetto ma niente di più, e già l'anno scorso comunque c'erano stati duelli e momenti in cui anche Pecco magari si aspettava un aiuto in più, vedi Motegi quando non lo faceva passare, che c'era stato anche tutto il tram tram di Tardozzi e Ciabatti che andavano al muretto di Gresini. Era un po', era la cosa che avrebbe potuto dare un po' pepe alla stagione, e purtroppo quello ce l'ha un po' tolto, perché ormai Enea, con i pochi punti che ha fatto a Mugello, è tagliato fuori da qualsiasi discorso mondiale. Ed è quel pepe che non avremo con Bezzecchi e Bagnaia, perché se tu li vedi insieme lo vedi che sono amici per davvero, che non è che te la raccontano, e mi sembra un'amicizia vera, che anche a meno che non comincino veramente a scarenarsi una domenica sì e l'altra pure, difficilmente possa essere incrinata da una lotta in pista. Eh sì, diciamo che il quadro è veramente questo, quindi non potevi descriverlo meglio. Tra l'altro, prima citavate le prossime tappe del Mondiale, e non so chi abbia fatto il calendario di quest'anno, perché adesso erano riduci da 3 settimane di stop, poi tripletta Italia-Germania-Olanda, poi vacanze, e poi un finale in autunno con 14 gare nel giro di 5 settimane, che extra europee. Veramente sarà terrificante il finale di stagione per team e piloti, ma vabbè, questo è un altro capitolo, come sempre citato, Gran Premio del Kazakistan, che aveva più probabilità di disputarsi del sottoscritto che usciva a cena con Charlize Theron, mi verrebbe da dire. Comunque, a parte tutto, torniamo a quello che si è visto in pista, visto che si è visto parecchio, non si è visto, mi verrebbe da dire, Matteo Laprilia, che era stata additata da Quartararo come forse la moto rivelazione, oltre ovviamente alle Ducati, sulla pista del Mugello, però gira e rigira ancora una volta, le moto di Noale hanno completamente toppato, e ieri Vignales, non so, una gara più anonima della sua, forse bisognava immaginarsela, davvero la gara di casa è stata un buco nell'acqua, mi verrebbe da dire, per Aprilia. Sì, anche perché poi erano stati loro a caricare l'ambiente, perché all'Aprilia All Stars a Misano avevano fatto dei proclami, cioè Massimo Rivola aveva detto senza mezzi termini, noi andiamo a Mugello per vincere.
È chiaro che per Aleix Espargaró il weekend si è complicato giovedì, ancora prima di mettere il sedere sulla moto, perché stava facendo un giro della pista in bici, solo che si è messo a guardare il cellulare ed è caduto e si è non si è fratturato, però aveva un bruttissimo ematoma sotto il tallone destro e quindi faceva veramente una gran fatica a guidare. E diciamo che lui nelle sue condizioni è già stato un mezzo miracolo quello che è riuscito a fare. La grande delusione del weekend su cui Aprilia puntava è stata senza dubbio Maverick Vinales, che si è complicato la vita tantissimo nella FP2 di venerdì, sempre appunto perché Marquez gli ha preso la scia, ma lui secondo me è stato un po' pollo a dargliela così facilmente, perché lui era settimo, Marquez era nono, era evidente che uno dei due non ce l'avrebbe fatta. No, scusa, lui era nono e Marquez undicesimo, volevo dire. Purtroppo rimanere fuori dalla Q2 è un bel problema in questo momento, soprattutto perché l'Aprilia ha il problema delle partenze. Sono passati quest'anno alla frizione in carbonio e non sono ancora riusciti a trovare la taratura giusta per fare una partenza come si deve, soprattutto con Vinales, che oltretutto è uno che ha questa cosa atavica della partenza che già di suo non gli viene bene, e infatti in entrambi i casi è partito male, perdendo addirittura posizioni rispetto alla tredicesima che aveva in griglia, e poi da lì, lo sappiamo, rimontare non è facile, soprattutto quando magari hai a che fare con delle Ducati e delle KTM che sul dritto vanno fortissimo. Eh già. Prego Gian Domenico, vai pure tu. Allora, Matteo, tu hai citato Marc Márquez, parliamo un po' di Marc Márquez, nel senso che ieri ha parlato chiaro ai microfoni, no? Nel senso si è lamentato chiaramente della Honda, di una moto che è pericolosa, di fatto ci sono due altri piloti all'ospedale comunque infortunati, Rins che ha avuto un infortunio molto importante, Mir di minore importanza, comunque non ha potuto gareggiare ieri, e Marquez ha finito fondamentalmente la gara a mezzo la ghiaia. È un momento, forse il momento più difficile della Honda che tu ricordi, perché Marquez ha usato termini molto forti, parlando di una moto che deve essere completamente riprogettata, a meno che non si voglia rischiare di cadere ad ogni curva. Tu che sensazione hai? Secondo me è davvero il momento più critico per la Honda, perché nei due anni precedenti gli abbiamo dato la scusante che non c'era Marquez e quindi non si capiva il reale valore. Adesso Marquez c'è, è in forma, si vede, perché comunque anche con quella moto lì riesce a stare sempre davanti e secondo me continua a dimostrare che a livello di talento è ancora lui l'uomo da battere lì dentro, però la moto non c'è, deve fare veramente, cioè che un 8 volte campione del mondo si debba ridurre in ogni time attack ad andare a cercare la scia di qualcuno, ti fa capire quanto siano in crisi tecnicamente. Il dramma è che ci stanno provando veramente in tutti i modi, perché cioè, per un grande marchio come la Honda aver chinato la testa ed essersi fatta fare un telaio in esterno dalla Kalex, per quella che è la mentalità giapponese, deve essere stata una cosa che definirei quasi umiliante. Quindi stanno provando veramente a mettere tutto in campo per uscire da questa situazione, ma sembra veramente che facciano fatica. E lui ha detto che la Honda rimane sempre il piano A nella conferenza di giovedì quando gli è stato chiesto, però io più andiamo avanti più inizio ad avere dubbi che la Honda sarà sempre il piano A di Marquez. Magari perché ci sarà quel famoso sponsor Red Bull che qualcosa può ricordare che ha a che fare con un'altra casa in MotoGP, poi vedremo insomma. Comunque sì, parlando della Honda che ha chiesto una mano alla Kalex, sì, mi sono immaginato la scena di Arthur Fonzarelli che prova a chiedere scusa e non ci riesce, no? Più o meno la situazione deve essere stata quella.
Comunque, parlando del Cabronsito, Matteo, come detto, ormai non c'è sprint race o gara o qualifica che non finisca nella ghiaia di un nuovo tracciato. Sta continuando in questa china che ha intrapreso ormai da tempo di zero costanza, troppi errori, guida sopra i problemi della moto, però a un certo punto, con tutti i problemi che ha avuto, non sarebbe meglio magari prendersela un po' più calma, con meno rischi, perché altrimenti arriva anche la caduta che si rifà male pesantemente, non dico alla zona operata 4 volte, ma da un'altra parte, e poi la carriera potrebbe veramente andare a sud da quel punto di vista, con tutti gli errori che sta facendo, qualche comportamento qua e là non propriamente irreprensibile, non so, rischio un po' di offuscare una carriera che fino a quel dannato incidente di Jerez 2020 lo stava portando, non dico alla leggenda assoluta, ma forse a battere ogni record del motomondiale. Non lo so, io forse fossi lui inizierei a rischiare un po' meno, poi magari sulla moto è tutta un'altra cosa. Ma guarda, ne parlavamo ieri in sala stampa, anche con diversi colleghi spagnoli proprio. Il concetto generale che veniva un po' fuori è molto simile a quello che hai detto tu, nel senso, ce la metti tutta, provi ad andare oltre i limiti della moto e cadi, una volta va bene, ti stimo, due, bravo che ci provi ancora, tre, forse è meglio che arrivi settimo, ma arrivi. No, anche perché, scusami, ti interrompo un secondo, cioè, molto spesso è per un terzo, quarto, quinto posto, cioè non per vincere un titolo mondiale, e capirei, cioè, questi probabilmente sono rischi veramente troppo eccessivi. Sì, lui probabilmente vuole anche far vedere che, cioè io in questo momento qui ci metto anche il ragionamento che se lui davvero sta iniziando a pensare di mollare la Honda, vuole dimostrare che lui è ancora Marc Marquez e quindi prova ad andare a mettere questa moto oltre quello che è il suo valore, facendo capire agli altri costruttori: ehi, guardate che io sono ancora quello che riesce a far andare anche una moto che proprio non ce la fa. Venite a prendermi, cosa state aspettando? Secondo me un po' il messaggio è anche quello da parte sua, perché ha capito che comunque in questo momento non è un mercato facile, perché chiaramente la moto che tutti vorrebbero è la Ducati, ma la Ducati non ha bisogno di andarlo a prendere. Cioè lui, volendo una Ducati, la prende, la ottiene, perché se lui va dalla Ducati e gli dice vengo a correre per 5 spicci purché mi date una moto, la Ducati non è che c'hanno le fette di prosciutto davanti agli occhi, la Ducati lo prende. Però non credo che si arriverà mai a questo scenario che aveva ipotizzato Jorge Lorenzo, che lo vedeva addirittura in un team satellite. Però invece, magari la KTM, come suggeriva Gian Domenico, potrebbe anche fare un investimento per arrivare a mettere le mani su Marc Marquez. Quindi in quello ci vedo un po' anche questo tipo di ragionamento, oltre al fatto che poi purtroppo è 30 anni che è così, ormai lo sappiamo, e non credo che a 31 cambierà. Quindi mi sa che ce lo teniamo così fino alla fine della carriera. Eh beh, credo anch'io, anche perché Gian Domenico, volevo chiedere proprio con te, tutte le immagini quindi in KTM in futuro, anche perché io sinceramente avrei piacere a vedere un Marquez che cambia scuderia, cambia aria, perché il talento quello è indiscutibile. Vederlo così un po' un leone in gabbia in onda non gli sta certo facendo bene, e poi abbiamo visto, non so, il suo arcinemico Valentino Rossi che in carriera ha provato varie sfide, a parte la Ducati le ha vinte più o meno tutte. Lui invece è sempre lì in onda, non dico una comfort zone perché adesso di comfort c'è poco, però ovviamente vederlo come un Max Verstappen, vederlo in Ferrari, tanto per dire, per buttarla lì, no? È una di quelle cose che, cavoli, ti tiene lì veramente bello carico. Tu quindi lo vedi in KTM in futuro? Sì, secondo me potrebbe essere la scelta più logica, non soltanto per questioni di sponsor, ma anche per oggettive migliorie tecniche che la casa austriaca ha portato avanti, magari anche supportata tecnicamente dalla Red Bull, perché ci sono tecnici che
appunto interagiscono anche in modo GP e con profitto per quello che stiamo vedendo, visto i risultati di Binder, che è un pilota molto sottovalutato a mio modesto parere, perché guida veramente molto forte, però chiaramente non ha la continuità di rendimento, non ha la classe di Mark Marquez, questo è altrettanto che è evidente. Miller pilota veloce ma molto molto discontinuo, di conseguenza se la casa austriaca vuole vincere il mondiale, secondo me l'investimento a Mark Marquez viene naturale farlo, ben supportato da uno sponsor che li lega, ecco, quindi non ne sarei così sorpreso. Però passo, io volevo spostare l'attenzione su un aspetto, no? Che se vogliamo lega un po' le varie case giapponesi, Matteo, cioè nel senso che in MotoGP, almeno quando purtroppo è scoppiata la pandemia, la mia sensazione è che soprattutto le case giapponesi abbiano sofferto tantissimo. Suzuki sappiamo che ha scelto di ritirarsi, anche Yamaha sta affrontando un periodo molto difficile, Quartararo non dico che sta nelle stesse condizioni di Marquez, ma più o meno, perché di fatto sta lottando con una moto che addirittura hanno impostato tecnicamente col telaio 2021, e che è tutto dire. Quindi, facendo un po' una domanda, non dico filosofica, no, però la mia sensazione è che le case europee sono riuscite a superare il momento molto difficile mondiale della pandemia, invece le case giapponesi hanno sofferto maggiormente e si trovano in ritardo rispetto a Ducati, che ricordiamolo ha anche una gestione Audi dietro, che non è probabilmente trascurabile dal punto di vista economico, KTM, sappiamo appunto qual è il valore, quindi Aprilia, che comunque è cresciuta nel corso del tempo. Tu come la vedi? Sei d'accordo oppure sto un po' vaneggiando? No, è un discorso che è emerso in diverse occasioni, questa cosa qui che il Covid comunque ha inciso di più sui marchi giapponesi, anche perché ci sono stati, so per certo, Honda che aveva preso degli appartamenti tipo in Spagna a diversi ingegneri che per mesi interi non hanno mai avuto modo di tornare alla casa madre, perché altrimenti con tutte le restrizioni di viaggio non avrebbero avuto modo di poi tornare ad essere presenti sui campi di gara. Quello sicuramente non è stato di aiuto. È anche vero che tra 20 e 21 c'era stato un congelamento tecnico proprio per cercare di aiutare le case in questo senso, sapendo le difficoltà che c'erano state in quel periodo. Però sì, cioè la grossa differenza che vedo tra la Honda e la Yamaha, e mi viene da dire che il povero Quartararo è messo addirittura peggio di Marquez, è che la Honda, per quanto possa sbagliare, adesso veramente ogni weekend di gara hanno qualcosa da provare sulla moto. Magari non funziona, ma ci stanno provando veramente in tutti i modi. La Yamaha, appunto, siamo tornati al telaio del 2021. Non si vede un'evoluzione neanche per sbaglio. Cioè, per uno che 2 anni fa ha vinto il mondiale, non riuscire a fare neanche top 10 perché la moto non te lo permette, deve essere veramente una roba frustrante. Sì, probabilmente frustrante, sei stato anche molto educato nel termine, perché veramente in questo weekend ho avuto la sensazione che Fabio Quartararo inizia a non crederci più. Ha finito la gara addirittura dietro Franco Morbidelli, cioè, non perché Morbidelli non sia un pilota, ci mancherebbe, però solitamente lo precedeva sempre abbastanza tranquillamente. Questa volta ha chiuso le sue spalle e veramente il suo body language, quello che dice, ovviamente non possono essere improntati all'ottimismo, anche perché, adesso stavo proprio ragionando live, un anno fa, torniamo con la mente un anno fa, Sachsenring vince la gara, Bagnaia si stende, sembra tutto scritto per il suo secondo titolo iridato, da quel momento in avanti invece, oltre alla splendida rimonta di Bagnaia, che non ha più sbagliato un colpo o quasi, di pari passo è arrivato il buco nero nel quale è stata inghiottita la Yamaha e Fabio Quartararo, che ha vissuto 12 mesi letteralmente da incubo e adesso si ritrova ottavo nel mondiale con 54 punti contro i 131 di Bagnaia, in una situazione tecnica che avete appena descritto perfettamente. Io, come ti ho detto in precedenza, Matteo, ho avuto la sensazione che inizi veramente a non crederci più e stia quasi tirando i remi in barca.
tu ti sei messo nei panni del diavolo, che adesso di diavolo ha poco, o sono stato un po' troppo cattivo? C'era stato quel fuoco di paglia del secondo tempo dell'FP1 che aveva fatto credere che ci fosse un qualcosa che avrebbe potuto rendere la Yamaha competitiva lo scorso fine settimana. Poi sì, sono d'accordo con te, lo vedo demotivato anche nell'approccio. Cioè sì, anche a me spiace usare Franco Morbidelli come termine di paragone, perché comunque è un ragazzo che prima di farsi male a un ginocchio, un infortunio che l'ha tirata molto per le lunghe, è stato anche lui anche vice campione del mondo con una moto privatissima. Quindi Certo. sicuramente è un pilota che di talento ne ha. Però negli ultimi 2 anni ha faticato tanto, e vedere che in questo weekend Fabio gli è stato regolarmente dietro, per di più su una pista dove sappiamo che va fortissimo, perché 2 anni fa ha stravinto, l'anno scorso è stato l'unico che ha provato a tenere testa a Bagnaia. Quest'anno non lo vediamo finire neanche nei 10. Secondo me è stato proprio un mix tra una moto che non va, ma anche Fabio che non è che in questo momento abbia tutto questo entusiasmo di provare a farla andare. Però devo dire la verità, io lo capisco, perché se tu continui a chiedere datemi una mano e la soluzione che ti arriva dal Giappone è ritiriamo fuori i pezzi di 2 anni fa, cioè. Ma proprio, ma basta guardarle le moto, cioè la Yamaha è una moto vecchia, cioè le altre sembrano delle astronavi rispetto alla Yamaha, già solo a guardarla, per la complessità dell'aerodinamica rispetto a una moto che veramente aerodinamicamente è di una banalità che sembra una moto di 5 anni fa, neanche di 2. Potevo disegnarla io, quindi, ok. Non so veramente come ne verranno fuori lì, ma mi sembra veramente un ambiente tutto allo sbando, perché pensare che in Superbike si sono fatti scappare Toprak Razgatioglu, che era l'unico punto di forza che avevano per provare a contrastare la Ducati, mi sembra veramente un momento che non a caso erano anche apparse le voci, che poi Lynn Jarvis ha smentito, che la Yamaha potesse pensare anche di abbandonarla, la MotoGP. Speriamo di no, perché Già. onestamente non si può perdere un pezzo di storia di quel tipo lì. La Suzuki l'ha fatto più volte dentro fuori, ma la Yamaha non Eh sì, anche perché poi si correrebbe veramente il rischio che il tanto citato dagli avversari monomarca Ducati poi prenda veramente forma, perché se se ne va anche la Yamaha, aiuto. E, visto che prima facevamo un po' di fantamercato su Marquez, a questo punto bisogna farlo anche su Fabio Quartararo, perché non penso che il francese abbia troppa voglia di, quando sarà il caso, di rinnovare il suo contratto con Yamaha. Quindi abbiamo due pedine nei prossimi anni da posizionare come Marquez e Quartararo. Inizio da te, Matteo. Cioè, te lo immagini che alla fine poi rimarranno entrambi convinti da un progetto tecnico rinnovato, o veramente questa è la volta che possono cambiare casacca? Allora, intanto bisogna sottolineare che si è separato dal suo manager Esatto, e esatto. anche se non lo ha detto pubblicamente, di fatto gli imputa la scelta di aver deciso di rinnovare con la Yamaha in questo momento, che è evidente che è stata una scelta sbagliata. Per lui, secondo me, è più complicato però riuscire a fare mercato. Perché appunto, se io fossi Quartararo vorrei salire a tutti i costi sulla Ducati, ma sempre per il discorso che ne facevamo prima, la Ducati non ne ha bisogno, perché la Ducati teoricamente in casa ha Bagnaia, Bastianini, Martin, Bezzecchi, non ha bisogno di un quinto pilota di punta. E lui non può neanche, secondo me lui è ancora in una fase della sua carriera che non può neanche, tra virgolette, svendersi, come avevamo detto prima, che potrebbe fare Marquez. Cioè lui un minimo all'aspetto economico ci dovrà anche guardare. Cioè, io l'unica opzione che mi viene in mente è che per lui, rinunciando a tanti soldi, potrebbe essere andare all'Aprilia, però Esatto. non lo so.
È l'unica opzione che mi viene in mente, però, perché andare alla Honda sarebbe passare dalla padella alla brace, obiettivamente. Quindi... Sì, diciamo che saranno mesi interessanti da questo punto di vista, visto che non sono tasselli di semplice collocazione per tutti i motivi che hai appena citato. Prego Gian Domenico, vai pure tu. Sì, beh, effettivamente le chiacchiere di mercato tengono banco, e, però io volevo fare un po' un passaggio indietro, nel senso che non abbiamo parlato, secondo me, di un pilota che quest'anno ha fatto uno step in avanti, no? E mi riferisco a Luca Marini, che ieri ha concluso in quarta posizione nonostante fosse menomato per la frattura alla mano causata dall'incidente a Le Mans, e comunque ha chiuso quarto lottando fino quasi alla fine con Johan Zarco. Sinceramente è un pilota, come ho detto, maturato rispetto a come l'avevo visto l'anno scorso, un po' disperso con questa Ducati che invece a quanto pare va bene con tutti. Matteo, tu che idea ti sei fatto su Marini? È maturato moltissimo quest'anno, è quasi sempre in grado di lottare per almeno la top 5, poi ci può riuscire o meno, però è sempre lì davanti. È probabilmente il primo anno in cui si sta togliendo definitivamente di dosso l'etichetta di fratello di Valentino Rossi, sì. Perché si sta facendo valere in quanto Luca Marini. Secondo me questo weekend è stato veramente bravo, perché ho amici dentro il team che mi dicevano che ha sofferto tanto e non lo ha dato troppo a vedere, ed è riuscito anche ad andare molto forte, perché comunque fino a 5 giri dalla fine era terzo domenica, e anche nella sprint ha tenuto botta finendo quinto, ottimo quarto tempo in qualifica che gli era stato cancellato e poi ridato per un track limits che evidentemente non aveva violato, e sta crescendo secondo me anche a livello di personalità. Ieri ci ha fatto un po' ridere tutti quanti, perché si notava che faceva fatica a uscire dalla bucine, e infatti quando poi andava sul rettilineo tendenzialmente chi era davanti a lui allungava, e lui ci ha risposto: oh ragazzi, io ho chiesto anche a Valentino, ma anche lui non ha mai capito come si faceva la bucina anche se ha vinto tante volte al Mugello, quindi non è così facile. Sì, anche perché è una curva talmente particolare che in questo weekend Bagnaia interpretava veramente nella maniera perfetta. Hai citato i track limits, non voglio riaprire la questione track limits, che io non voglio più commentare. Ci siamo dimenticati dell'ultima scuderia in lizza, cioè la KTM, che in questo weekend si è fatta notare un po' più per le sportellate che per risultati che invece aveva ottenuto nelle uscite precedenti. Non lo so, Matteo, io ho la sensazione che per il momento la KTM sia ancora da una moto da, non so, in quel Gran Premio sarà ingiocabile, però per gli altri due non ci sarà nemmeno per il podio. Magari il prossimo anno riuscirà ad avere anche quella costanza di setup che ormai ha trovato la Ducati, e lì davvero potrà pensare a qualcosa di più di una vittoria qua e là, ma per il momento la mia sensazione è quella, poi magari sbaglio. Sai cosa? Il dominio Ducati ha fatto finire un po' in secondo piano la KTM, ma se tu vai a vedere sono stati primi degli altri, sì, sia sabato che domenica, e sono primi degli altri anche nel mondiale, perché nelle prime 7 posizioni ci sono 5 Ducati e 2 KTM. Esatto. Credo che loro siano legittimamente la seconda forza in questo momento. Il loro problema più grosso è che la prima forza c'ha un'armata che fa impressione, cioè è come andare a lottare contro i carri armati col fucile, quindi è un po' complicato in questo momento. Però sono cresciuti tantissimo loro dall'anno scorso, secondo me,
Parlando con Francesco Guidotti, dava anche molto merito della crescita della moto a Jack Miller, sottolineando quanto sia stato fondamentale il lavoro che ha fatto lui durante l'inverno, dalla conoscenza che ha della Ducati, quando gli davano della roba nuova da provare, di dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, e gli ha aiutati a mettere insieme il pacchetto giusto. Quindi diciamo che in questo momento loro hanno Binder, che è il cavallo per attaccare, e Jack, che è quello che serve un po' per mettere a posto la moto. Però sì, Mugello, devo dire la verità, mi sarei aspettato di più dalla KTM, anche perché Binder aveva caricato molto le aspettative dicendo che era una pista dove si aspettava di andare molto forte. Però non la boccerei neanche così categoricamente, perché alla fine secondo me ne escono realmente da seconda forza anche dal Mugello. Direi proprio di sì, ripeto sempre, faccio il mea culpa, perché durante i test invernali credevo fosse un po' un UFO, la KTM mi ha ampiamente smentito, ma tanto non ci prendo mai, quindi è solo l'ultimo di una lunga serie. Direi a questo punto di salutare un attimo la MotoGP, scendiamo un attimo in Moto2, diciamo ennesima gara nel quale il primo ha vinto per dispersione, ha vinto nettamente Pedro Acosta, secondo Tony Arbolino, che in sei gare ha centrato 5 podi, 2 vittorie, mal che vada è andato quarto, mantiene 20 punti di vantaggio sullo spagnolo. Matteo, qui è troppo facile dire che questa sarà la sfida che ci accompagnerà fino a Valencia, però la mia sensazione è che riuscire a tenere a bada questo Pedro Acosta sarà complicato, perché non so, mi sembra veramente uno di quei piloti predestinati, e Tony Arbolino per vincere questo titolo dovrà superarsi e avere una costanza di rendimento che per il momento sta avendo. Secondo me Tony è maturato molto, soprattutto perché sbaglia veramente poco in questa stagione. Deve mettere a posto la qualifica, perché l'altro parte sempre in prima fila e lui invece parte sempre ottavo, nono, decimo, e il problema comincia a diventare che se quando arrivi ad essere secondo hai già preso 3 secondi, non lo prendi più. Quindi bisogna cercare di fare lo step soprattutto in qualifica da parte di Tony, perché poi in gara il passo ce l'ha, perché poi appunto ieri quando è arrivato a essere secondo il distacco poi bene o male non è che sia cresciuto in maniera esorbitante, però ne aveva già preso tantissimo perché partiva 11esimo. Secondo me di questa gara qui però va sottolineata anche la forza di Aaron Canet, perché l'immagine quando è rientrata al box mi ha colpito molto, era caduto sabato dopo aver fatto la pole, il meccanico gli ha dovuto togliere non solo il guanto ma non riusciva neanche a togliersi il casco, quindi pensare che questo ragazzo è stato terzo fino all'ultimo giro, secondo me bisogna dire chapeau nella sì, gara di ieri. È veramente incredibile quello che riescono a fare questi piloti. Prima ci trovavamo al MotoGP con piloti che corrono menomati a 366,1 km/h e noi siamo qui a commentare, a dire ma poteva fare meglio qui e meglio là. Veramente chapeau a tutti che fanno qualcosa di clamoroso. Rimanendo sempre in Moto2, vorrei sottolineare la prova di Celestino Vietti, che purtroppo è stato coinvolto in partenza in una bagarre che gli è costata tantissime posizioni, è risalito prepotentemente, ha chiuso quinto, ovviamente lo champagne rimane in ghiaccio, però dopo il quarto posto di Le Mans, mi sembra che abbia trovato la giusta direzione in una stagione che era partita un po' troppo nelle retrovie. Celestino ha patito molto la scelta di VR46 di chiudere il team di Moto2, mentalmente, perché lui là si sentiva a casa. Nonostante di fatto il team Fantic a livello di persone sia il team VR46 con cui lui lavorava l'anno scorso. Però non lo so, mi dicono che l'ha vissuto un po' quasi come una sorta di tradimento questa cosa, e non l'ha presa bene. Adesso piano piano si sta ritrovando, ed è un bene, perché secondo me è un altro talento Celestino che bisogna non perdere, perché purtroppo io temo che lui e Vietti in questo momento, lui è Arbolino
siano gli ultimi due che possono realmente ambire ad andare in MotoGP, e poi alle loro spalle abbiamo un po' un vuoto generazionale in questo momento. Quindi se perdiamo per strada anche Celestino è un bel problema. Eh sì, decisamente. Purtroppo, almeno quantomeno in Moto2 abbiamo questi due piloti, perché gli altri purtroppo sono veramente nelle retrovie. In Moto3 non ne parliamo neanche, ormai quella la categoria che fino a qualche anno fa sembrava un po' un'Italia-Spagna, adesso è solo Spagna o quasi, con l'Italia che marca completamente visita. La gara di ieri è stata vinta da Daniel Olgado, veramente al photo finish su Denny Zonciu, che ovviamente avevo dato per favorito a mani basse, e ovviamente è arrivato secondo, perché come sempre io non ne becco una. Comunque, sì, più che dire che Daniel Olgado ha lanciato la prima vera e propria fuga di questa stagione, perché ha 35 punti di vantaggio su Jaume Masià e 41 su Ivan Ortolà. Come sottolineavi tu, purtroppo in Moto3 gli italiani sono veramente tappezzeria, mi verrebbe da dire, ormai purtroppo. Comunque eri in buona compagnia a pronosticare oggi domenica, perché ha fatto tutti i turni dando mezzo secondo a tutti gli altri, sembrava veramente una cosa senza storia, però il chilometro e 100 del rettilineo del Mugello per la Moto3 è scosta, perché abbiamo visto come appunto lui fosse uscito dall'ultima curva anche con del margine, ma ne è bastato metà a Olgado per prendergli la scia e andarlo a battere. Tra l'altro Olgado, devo essere onesto, è un pilota che non mi diceva niente di che, però sta mostrando di avere il killer instinct, perché quando si arriva a giocare la gara all'ultimo giro, lui c'è in mezzo, spesso e volentieri è quello che la spunta. E in una categoria come la Moto3 è una cosa assolutamente fondamentale. Gli italiani purtroppo facciamo fatica. Fenati è partito dalla pit lane perché ha spento la moto in griglia. Migno ha faticato molto, che di solito al Mugello va molto forte. Nepa, povero, cioè, gli hanno disintegrato la gamba due volte, fa quello che può perché non è neanche ancora al 100%, e nonostante questo è spesso volentieri il migliore dei nostri. Quindi il problema è che sì, sembra che in questo momento manchi un po' una generazione di ricambio, purtroppo. Eh sì, eravamo abituati forse troppo bene, adesso dovremmo vivere un po' di vacche magre per i prossimi anni. Comunque, quelli che ci sono ce li teniamo e che vadano avanti il più lungo possibile. A questo punto direi che, visto che il tempo a nostra disposizione sta ampiamente scadendo, direi di volare verso il Sachsenring. Prossimo appuntamento si correrà già nel prossimo weekend, poi quello dopo si andrà ad Assen prima delle vacanze. Inizio da te Gian Domenico, poi passo a Matteo, ovviamente previsioni sul Gran Premio della MotoGP. Bagnaia, se non vado errato, ha fatto un solo podio in carriera su questo circuito. Di solito Marc Marquez banchetta, a parte l'anno del Covid l'anno scorso che ha vinto Quartararo. Quindi Gian Domenico, dimmi tu, chi vincerà in Germania? Ma secondo me vincerà Brad Binder. Beh, buono. Vado su KTM perché ho questa sensazione. Ci può stare, ci mancherebbe. Matteo, secondo te come si chiuderà al Sachsenring? Se non piove, punto sulla riscossa delle Aprilia. Ci può stare, ci può stare. Allora, invece, io per la previsione toppata, io dico Marc Márquez, visto che è il suo giardino di casa, ovviamente si stenderà alla Vaterfalle, me lo vedo già con curva 1. Con l'anteriore, no, quando va in picchiata, l'anteriore, quella è l'Omega, no. Non mi ricordo mai. Però hai detto una cosa giusta, perché se riesce a stare in piedi, Márquez al Sachsenring fa veramente un altro sport. Molto forte, quindi. Sì, sono andato sull'usato sicuro e quindi sbaglierò, come sempre, perché vi ricordo sempre che a Portimão avevo previsto la vittoria di Bastianini, che non ha finito neanche il secondo giro della Sprint Race. Comunque, il tempo a nostra disposizione è ufficialmente scaduto. Vado a ringraziare e salutare Matteo Nunes, grazie mille di essere stato qui con noi, alla prossima, grazie mille. Da dire. Ciao ragazzi e grazie a voi per l'invito. Ci mancherebbe, grazie a te, saluto e ringrazio Gian Domenico Tiseo, ci vediamo lunedì.
che ci sarà tanto da raccontare, post Montreal e post Sachsenring. Non mi rimane che ringraziarvi e salutarvi, come detto, rimandarvi lunedì. Per il momento, buon proseguimento di serata a tutti. Ciao a tutti.